L'alto riconoscimento per le arti visive intitolato quest'anno a Leonida, re degli Spartani, si inquadra nel più ampio progetto Magna Grecia che la nostra associazione persegue ormai da diversi anni. Invero, sulle sponde del bacino del Mediterraneo, quello compreso fra le terre emerse di tre continenti, ovvero Europa, Asia e Africa, ebbero inizio le civiltà che si susseguirono nei secoli dell'intera umanità. Il nostro impegno associativo si rivolge soprattutto alla tutela delle radici dalle quali presero vita le cronache di quell'epoca, le narrazioni, le tradizioni, le rievocazioni, le gesta e la memoria, molto spesso tramandata dai padri ai figli e dai figli ai loro figli e fino ai giorni nostri, affinché esse non vengano disperse in favore dei moderni meccanismi di ingegneria sociale che non potranno mai e poi mai cancellare la nostra indelebile storia, che ebbe una grandissima influenza sulle arti e sulla letteratura della civiltà occidentale, e la sua eredità resta tuttora ben viva nei suoi linguaggi e nelle sue culture contemporanee. Ancora oggi, dunque, quella cultura è ancora sempre più presente nel sistema educativo, a partire dai primi gradi dell'istruzione, mentre poeti e artisti di tutte le epoche si sono ispirati ad essa, mettendo in evidenza la rilevanza e il peso dei temi mitologici classici universalmente riconosciuti. Ed è questa la nostra missione in favore delle arti visive.